la presentations, mi dite se vedete tutto e se funziona. Da posto? Sì, benissimo. Veramente. Ottimo. L'argomento di stasera, come vi è già stato annunciato, riguarda come si sono evoluti, come si evolvono e come si evolveranno gli ambiti fluviali alla luce sia dei cambiamenti climatici che dell'intervento, diciamo, più diretto dell'uomo proprio sugli ambiti fluviali. Nello specifico, gli argomenti che andremo a trattare sono alcuni cenni di climatologia e di paleoclimatologia, sia perché è importante conoscerli a prescindere, sia perché ci servono poi per capire quello che viene dopo, il passato prossimo e il presente del grande fiume in riferimento al clima. Qui andiamo a vedere la gestione dei fiumi e le sue implicazioni ecologiche, cioè come la mano dell'uomo ha modificato gli ambienti fluviali. Dopodiché passeremo agli scenari climatici del prossimo futuro, quindi come si ritiene plausibile che cambi il clima nei prossimi 30 anni e anche come si cerca di affrontare il problema dei cambiamenti climatici. E poi chiuderemo la serata parlando del futuro remoto del grande fiume, cioè ci chiediamo che cosa si può supporre che accadrà a questa pianura, andando però oltre quella che è la percezione umana del tempo, ok? Partiamo innanzitutto chiedendoci che cos'è il clima. E io invece di dirvi che cos'è il clima, vi dico subito che cosa non è, perché alle volte sembra che questa cosa sia un po' confusa nella mente di alcuni. Ad esempio, chi dice: "Oh, ha nevicato il 5 di maggio, non è vero che si sta riscaldando il clima", o cose di questo genere. Allora, il clima non coincide con le condizioni meteorologiche. Le condizioni meteorologiche, per dire il tempo, quello di cui si parla alle previsioni, sono degli eventi specifici, delle fluttuazioni di breve durata, si parla di ore, mesi, al massimo, diciamo, mesi, sì, ore, giorni o mesi. E riguardano alcune variabili che sono essenzialmente quelle che ho riportato sulla sinistra: radiazione solare, temperatura, pressione atmosferica, venti, umidità dell'aria, le precipitazioni, eccetera. Per capirci l'argomento da ascensore quando parliamo con un vicino che conosciamo poco, ok? O almeno quello che di solito uso io di argomento. Invece il clima è un'altra cosa, cioè è lo stato medio di queste condizioni meteorologiche in una certa località, ma per un periodo di tempo relativamente lungo. Cioè, diciamo da relativamente lungo a molto lungo. Per convenzione si considerano almeno 30 anni. Perché? Perché per definizione il clima lascia una impronta sulle condizioni ambientali, tanto che quello che si riscontra di fatto è una corrispondenza tra un certo tipo di clima e un certo tipo di ambiente, per cui bisogna, poveretto, lasciargli almeno 30 anni perché questa influenza si possa esercitare, ci siamo capiti. Quindi, alla luce di questa definizione, si definiscono variazioni climatiche quelle che avvengono all'interno di uno di questi periodi, e invece si definiscono cambiamenti climatici le differenze tra due intervalli, quindi due intervalli che siano di almeno 30 anni. Andiamo a vedere a livello globale come si compone il sistema climatico terrestre. I componenti del sistema climatico sono l'atmosfera, i ghiacci, gli oceani, la superficie terrestre e la vegetazione. Queste componenti del sistema climatico interagiscono tra loro con complesse relazioni e sono soggetti anche a delle cause forzanti esterne. Quali sono queste cause forzanti esterne? I processi tettonici del pianeta Terra, i cambiamenti nei movimenti della Terra attorno al Sole e nell'inclinazione dell'asse terrestre e anche delle variazioni su lungo periodo, ovviamente, della forza del Sole stesso. Queste cause forzanti esterne al sistema climatico inducono delle risposte nei componenti del sistema. Queste risposte sono più o meno lente o più o meno veloci, che dir si voglia. Per esempio, uno dei componenti che ha le risposte più rapide è la vegetazione o anche l'atmosfera. Invece, hanno una risposta particolarmente lenta, ad esempio, le calotte polari o,
la circolazione profonda degli oceani, per esempio. Una volta che sono soggette a queste cause forzanti esterne, questi elementi interni al sistema, appunto, come abbiamo detto, interagiscono tra loro e danno origine quindi a meccanismi interni di retroazione o feedback, se uno vuole parlare anglofono. Allora, questi meccanismi interni fanno sì che un cambiamento iniziale o venga rinforzato o venga smorzato. Vi faccio un esempio di meccanismo di feedback positivo, giusto per dare un'idea. Se c'è un raffreddamento dell'atmosfera, possono formarsi più neve e ghiacci sulla superficie terrestre. Queste neve e ghiacci hanno un potere di riflettere i raggi solari maggiore rispetto al terreno nudo, per cui ci sarà un minor assorbimento di radiazione solare in superficie e quindi il raffreddamento iniziale dell'atmosfera verrà potenziato. Ok, giusto per dare un'idea di cosa può succedere all'interno di questo sistema. Quindi, ricapitolando, deve essere ben chiaro. Le cause forzanti esterne provocano delle risposte più o meno lente nel sistema climatico, innescano dei processi interni al sistema e fanno sì che si verifichino dei cambiamenti climatici che avvengono su diverse scale temporali, ok? A seconda della velocità con cui agivano quelle cause forzanti esterne, a seconda delle velocità con cui reagiscono gli elementi interni al sistema e anche a seconda di tutte quelle interazioni interne che ci sono nel sistema climatico. Le scale temporali a cui si esaminano i cambiamenti climatici sono queste quattro: la scala temporale tettonica, la scala temporale orbitale, la scala temporale millenaria e quella storica. Alla scala temporale tettonica si osservano dei cambiamenti estremamente lenti, nell'ordine delle centinaia di milioni di anni, ma questi cambiamenti sono anche di grande entità. Se vedete il grafico sulla sinistra, vedete che sono esaminati gli ultimi 300 milioni di anni e in questi 300 milioni di anni c'è stato un graduale riscaldamento e poi un graduale raffreddamento. Ma di che riscaldamento stiamo parlando? E raffreddamento? Di 10 gradi in media della temperatura della superficie terrestre. Quindi 100 milioni di anni fa, più o meno, quando c'è stato il picco di calore c'erano circa 10 gradi in più che adesso. Tenete conto che è veramente tantissimo tempo fa. La Pangea era già suddivisa in più continenti, ma questi continenti avevano un aspetto estremamente diverso da ora. Erano in gran parte ricoperti da mari poco profondi. Il livello del mare era molto più alto di ora, non solo perché non c'era ghiaccio conservato, diciamo, non c'era acqua bloccata nei ghiacci ai poli. E quindi era tutta negli oceani, diciamo così, ma anche perché per effetto del calore c'era un'espansione termica delle acque. Inoltre, anche i bacini oceanici avevano una forma diversa da ora. Per capire come poteva essere diversa la situazione, pensate che hanno trovato dei fossili che corrispondono a posizioni che a quei tempi erano oltre i circoli polari, per esempio più a nord del circolo polare artico. Fossili di animali, tra cui dinosauri e piante, con adattamenti tipici di climi caldi, adattamenti che noi troviamo oggi in piante che sono vicino ai tropici, ok? Piante e animali vicino ai tropici. Passando alla scala orbitale, quindi facciamo uno zoom temporale sugli ultimi 3 milioni di anni, quello che osserviamo sono delle oscillazioni di entità minore. Vedete, sulla scala delle ascisse ci sono 3 gradi e queste oscillazioni hanno, diciamo, una durata in cicli che sono nell'ordine delle decine di migliaia di anni. Okay? Quello che osservate è di fatto un'alternanza tra periodi più caldi e periodi più freddi, che, come ha detto già Martino nella seconda lezione, sono chiamati periodi più caldi, periodi interglaciali, e periodi più freddi, periodi glaciali. Se facciamo uno zoom ulteriore sugli ultimi 500.000 anni, vediamo delle oscillazioni che durano alcune migliaia di anni, che sono più ampie durante i periodi glaciali e un po' più contenute durante i periodi interglaciali.
Se facciamo ancora di più uno zoom sugli ultimi 1000 anni, vediamo che i cambiamenti di temperatura sono inferiori al grado e avvengono in intervalli di tempo nell'ordine delle centinaia di anni. Andiamo a vedere un po' più da vicino tutte queste scale temporali per cominciare a capire un pochino i meccanismi. Alla scala temporale tettonica, per capirci, dato che è difficile immaginare degli intervalli di tempo così lunghi, dovete immaginare che si riesce a vedere i continenti che si muovono sulla superficie terrestre e gli oceani che si aprono e si chiudono. Questo è il senso di quanto è dilatato nel tempo, ok? Purtroppo, però, dei 4 miliardi e mezzo, della storia della Terra, i primi 4 miliardi di anni sono veramente poco conosciuti, mentre abbiamo delle informazioni sempre più dettagliate e progressivamente più chiare per gli ultimi 550 milioni di anni, di cui conosciamo sempre meglio sia la collocazione dei continenti che la forma dei bacini oceanici. Come ho detto prima, c'è un'alternanza di periodi più caldi e più freddi anche a questa scala, tanto che si parla di ere Ice House e di ere Greenhouse. Durante le ere Ice House o ere glaciali, ma non diciamo così perché sennò facciamo confusione con i periodi, durante le ere Ice House sono presenti calotte polari sul pianeta, quindi noi ora siamo durante un'era Ice House, ok? Mentre durante le ere Greenhouse c'è più caldo e non ci sono ghiacci perenni ai poli. Ok, e fin qui ci siamo. Ma possiamo chiederci come si spiegano delle variazioni così ampie di temperatura in questi lunghissimi periodi di tempo? Sono state spiegate con variazioni di concentrazione dei gas a effetto serra. Questo vi dovrebbe cominciare ad accendere qualcosa. Questi gas, come immagino sappiate, sono gas che trattengono parte della radiazione riemessa dalla superficie terrestre dopo aver assorbito la radiazione solare, quindi di fatto quello che fanno è trattenere nel sistema climatico terrestre una parte dell'energia termica, ok? Rendendo la temperatura della superficie terrestre più calda di quanto non sarebbe altrimenti. Ma quanto più calda? Per darvi l'idea, attualmente la temperatura è mantenuta maggiore da questi gas di 31 gradi. Considerando che la temperatura media terrestre si aggira attorno ai 15 gradi, vi lascio immaginare quanto freddo farebbe se non ci fossero i gas serra. Ok? Quindi non è che l'effetto serra di suo sia una cosa negativa, l'effetto serra naturale permette la vita sulla Terra così come noi la conosciamo. Quello che ci domandiamo potrebbe essere negativo, poi lo vediamo più avanti. Quindi durante le ere Ice House ci sono meno gas a effetto serra in atmosfera, meno ritenzione del calore e si formano calotte ai poli. Durante le ere Greenhouse ci sono più gas a effetto serra, una maggior ritenzione di calore all'interno del sistema climatico e non si formano ghiacci perenni ai poli. Mi si secca la bocca. Allora la domanda successiva è come si spiegano queste variazioni di concentrazione di CO2, dato che non c'erano persone in giro a bruciare combustibili fossili ai tempi. Non c'erano persone proprio. Comunque, ci sono alcune ipotesi più accreditate di altre sui meccanismi con cui variano le concentrazioni di gas serra in atmosfera a questa scala temporale. E queste ipotesi tirano in mezzo proprio i processi tettonici del pianeta Terra. In particolare, si ritiene che siano implicati l'espansione degli oceani. Come sapete, l'espansione degli oceani avviene grazie alla fuoriuscita di materiale magmatico dalle dorsali oceaniche. Quindi quello che succede di fatto è che mediante l'attività vulcanica del carbonio che era nel serbatoio delle rocce sotterranee fuoriesce e viene immesso in atmosfera, okay?
Un altro meccanismo che viene spesso tirato in causa è il sollevamento di catene montuose. Ora non vi sto a spiegare nello specifico, comunque di fatto quello che succede è che quando ci sono periodi in cui c'è un grande sollevamento di catene montuose, avvengono di più dei processi che trasferiscono carbonio dal serbatoio atmosferico al serbatoio dei sedimenti oceanici. La faccio veramente molto semplice. Ok. Negli ultimi milioni di anni, quando i continenti, gli oceani più o meno erano nella posizione attuale, i cambiamenti climatici sono, che si osservano quelli che dicevamo prima, l'alternanza di periodi glaciali ed interglaciali, sono legate a variazioni nella radiazione solare in ingresso per stagione e per latitudine. Questi cambiamenti sono dovuti a variazioni periodiche in tre caratteristiche del moto della Terra: l'inclinazione dell'asse terrestre, l'eccentricità dell'orbita, cioè quanto l'orbita terrestre è rotonda o schiacciata, e la precessione degli equinozi, cioè, per parlare come mangiamo, la posizione delle stagioni lungo l'orbita. Le variazioni di insolazione a scala temporale orbitale sono quelle che controllano e hanno controllato a questa scala temporale tante caratteristiche del sistema climatico, tra cui la concentrazione di gas serra in atmosfera, la distribuzione e la forza dei monsoni e l'estensione delle calotte polari, ragion per cui, appunto, diciamo, c'è l'alternanza tra periodi glaciali e periodi interglaciali che avviene con oscillazioni di circa 100.000 anni. L'ultimo periodo glaciale è culminato circa 21.000 anni fa, ed è quello di cui parlava Martino nella seconda lezione, quando diceva che il livello del mare era molto più basso, la pianura era molto più estesa che al giorno d'oggi, e era essenzialmente una steppa, ok? Giusto per ricordarci cosa avevamo detto alla seconda lezione. A queste oscillazioni su scala temporale orbitale si sovrappongono delle altre fluttuazioni, dette millenarie perché durano circa alcune migliaia di anni. Perché dico fluttuazioni e non oscillazioni? Perché non sono periodiche. Le cause di queste fluttuazioni non sono ancora molto note, comunque si ritiene che siano legate a processi interni al sistema climatico, con i famosi feedback e interazioni tra i componenti del sistema climatico che dicevamo prima. Di fatto, quello che si verifica è un'alternanza tra periodi relativamente più freddi, chiamati stadiali, e altri periodi relativamente più caldi, chiamati interstadiali, che influenzano queste alternanze essenzialmente lo spessore delle calotte polari e le estensioni di ghiacciai. Come abbiamo detto prima, vi ricordo che queste fluttuazioni sono più ampie durante i periodi glaciali e più contenute durante i periodi interglaciali. Queste fluttuazioni lasciano ovviamente delle tracce, qui vi ho fatto l'esempio del fatto che quando avvengono i periodi di riscaldamento, la quantità di iceberg che viaggiano negli oceani settentrionali aumenta. Questi iceberg, quando si sciolgono, rilasciano una gran quantità di materiale che funge da nutriente per alcuni organismi, vedi plancton. Questo plancton aumenta di quantità e quindi noi ci possiamo capire che c'è stata una fluttuazione perché troviamo nei sedimenti una maggior quantità di gusci di questo plancton. Giusto per darvi un'idea di come fanno i paleoclimatologi a capire le cose, anche se non c'era nessuno ai tempi con un termometrino a misurare le temperature. Alla scala temporale storica, andiamo a vedere, diciamo, gli ultimi millenni, in particolare l'ultimo con più dettaglio, abbiamo molte più informazioni rispetto ai tempi che precedono, perché abbiamo tanti archivi, come gli anelli degli alberi, gli anelli dei coralli, le carote dei ghiacciai montani, ma anche nelle ultime migliaia di anni delle fonti scritte e anche per gli ultimi circa 200 anni dei dati strumentali, che sono manna. Ok. Questi cambiamenti avvenuti a scala temporale storica sono dei cambiamenti relativamente piccoli e soprattutto hanno dei pattern che variano da regione a regione, cioè non sono contemporanei e della stessa entità su tutto il pianeta. Tra
Tra le cause di queste variazioni che sono state indagate figurano ad esempio i cicli delle macchie solari o anche le eruzioni vulcaniche esplosive. Okay? Queste eruzioni vulcaniche possono proiettare degli aerosol negli strati superiori dell'atmosfera, nella stratosfera, e questi aerosol bloccano l'ingresso della radiazione solare, quindi diminuendo le temperature. Qua vi ho riportato alcuni esempi locali relativi all'Europa e anche al Nord America, in realtà, che sono l'ottimo climatico del periodo romano, il periodo caldo medievale e la piccola era glaciale, di cui magari avete sentito parlare. Però negli ultimi secoli, adesso vediamo se effettivamente secoli o di più, ha fatto la sua comparsa in questo quadro del clima terrestre, influenzandolo sempre di più anche un altro elemento, che è l'uomo, ovviamente, che è stato talmente tanto importante da è stato ed è talmente tanto importante da parlare addirittura di forzanti antropogenici. Le attività umane, infatti, influiscono sul sistema climatico e in particolare alterano il ciclo del carbonio. Di fatto, le cose più impattanti sono proprio le azioni che trasferiscono carbonio in atmosfera, a partire da altri serbatoi dove il carbonio di solito rimane tranquillo e fermo per molto tempo. Ad esempio, queste azioni sono il bruciare combustibili fossili o la deforestazione. Okay? Quello che è successo quindi è che gli esseri umani, da spettatori passivi dei cambiamenti climatici, sono diventati man mano partecipanti attivi dei processi climatici, tanto da arrivare a rivaleggiare con i fattori naturali. Ma allora la domanda può essere: quando è che è iniziata questa transizione da spettatore passivo ad attore partecipe del processo climatico? Normalmente si tende a pensare che gli esseri umani abbiano iniziato ad influenzare il clima a partire dalla seconda rivoluzione industriale, cosa normale da pensare, effettivamente sicuramente l'impatto è davvero aumentato tanto a partire dalla seconda rivoluzione industriale, con un aumento sempre maggiore nel corso dell'ultimo secolo e mezzo, ok? In realtà sembra che gli esseri umani abbiano cominciato ad alterare il clima già molto tempo prima. Secondo l'ipotesi ormai abbastanza validata e anche supportata da molti colleghi, comunque l'ipotesi è del professor Ruddiman, lo sviluppo dell'agricoltura ebbe già un sostanziale impatto sulla concentrazione di gas serra già a partire da migliaia d'anni fa. Le evidenze a supporto di questa ipotesi riguardano di fatto l'andamento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera, in particolare anidride carbonica e metano, che invece di diminuire seguendo l'andamento che c'era stato nei precedenti periodi interglaciali, hanno invece invertito la tendenza e hanno cominciato ad aumentare. Per quelli come me a cui piace guardare i grafici, ma mi rendo conto che non a tutti piacciono i grafici, comunque qua sulla sinistra vi ho riportato queste inversioni di tendenza, cioè il confronto proprio tra le concentrazioni di questo interglaciale confrontate con gli interglaciali precedenti, e vedete che l'inversione di tendenza, diciamo così, c'è circa 5.000 anni fa per il metano e circa 8.000 anni fa, appena dopo, per l'anidride carbonica. Questa cosa è spiegata dal professor Ruddiman con l'intervento umano dovuto all'agricoltura e alla deforestazione. Agricoltura che si è originata in modo indipendente in moltissime aree del pianeta, tra cui ovviamente tutti conosciamo la famosissima mezzaluna fertile, da cui poi l'agricoltura si è diffusa in Europa, ma poi anche in Cina, in Messico e sulle Ande, ok? Comunque, nel grafico al centro sono mostrati gli andamenti invece delle temperature. Vedete che invece che diminuire, continuano ad aumentare con una divergenza che avviene circa 6.000 anni fa.
I più attenti di voi noteranno che in realtà invece di temperatura sull'asse delle ordinate c'è scritto delta O 18, perché in realtà questo grafico rappresenta un'altra variabile, che è appunto il delta O 18 registrato nei sedimenti oceanici, che è una variabile correlata alla temperatura e che viene usata come proxy, come indicazione di quella che era la temperatura in un periodo che, come dicevo prima, era privo di personcine con i termometri che potevano andare a misurare, ok? I grafici sulla destra illustrano soltanto la porzione di concentrazione di metano e di anidride carbonica di origine antropica e il relativo aumento di temperatura legato a questi gas serra. Vedete che c'è un aumento graduale delle concentrazioni in età preindustriale e poi un'impennata in epoca industriale. Okay? Con questo ci siamo riportati al presente e adesso invece di fare uno zoom temporale, facciamo uno zoom spaziale e andiamo a vedere qual è la situazione in Italia per quanto riguarda il clima attualmente. Fatta eccezione per le montagne più alte, il clima in Italia può essere tutto ricompreso nei cosiddetti climi di tipo C, del gruppo C, secondo la classificazione di Köppen. Per noi comuni mortali vuol dire che ha un clima temperato caldo e piovoso, con inverni non troppo freddi. Okay. Le differenze in Italia riguardano soprattutto come si distribuiscono le precipitazioni nel corso dell'anno e quanto caldo fa in estate. Ok? Quindi, se andate a vedere le zone che sono colorate in giallo, qui l'estate è calda e c'è più. Scusate, intanto vedo delle notifiche, mi distraggo. Comunque, l'estate è più calda e più secca e le precipitazioni sono soprattutto in inverno. Dove c'è verde scuro, cioè diciamo lungo gli Appennini e sui rilievi prealpini, l'estate è meno calda, grazie al cielo, si può fuggire lì quando fa caldo, e le precipitazioni sono più distribuite nel corso dell'anno. Invece la parte verde chiara, che è quella che interessa più a noi, è dove l'estate è effettivamente calda, ma le precipitazioni sono ben distribuite tutto l'anno, con due massimi, uno in primavera e uno in autunno, e due minimi, uno in estate e uno in inverno. Ok? Che è di fatto il clima che troviamo in pianura padana. Ripeto, due massimi, uno in primavera e uno in autunno, due minimi, uno in estate e uno in inverno. L'escursione termica annuale è ampia perché abbiamo temperature medie basse in inverno, intorno all'1-2 gradi, e temperature medie alte in estate, attorno ai 25-28 gradi. Inoltre, la conformazione a conca della pianura padana circondata da Alpi e Appennini fa sì che ci sia poca ventilazione, ristagno d'aria, e questo vuol dire afa in estate, nebbia in inverno e ristagno di inquinanti, giusto perché è un clima meraviglioso. Comunque, abbiamo detto che il clima, per sua caratteristica, lascia un'impronta sulle condizioni ambientali. Quindi, questo cosa vuol dire in pianura padana? Allo stato naturale, come hanno già sottolineato ampiamente tutti e tre i miei colleghi, queste zone sono caratterizzate da aree boscate. Siccome c'è l'uomo ed è una zona fertile, dove le precipitazioni appunto sono ben distribuite tutto l'anno, quello che succede è che l'area boscata viene debellata per fare spazio alle coltivazioni. Ok? Alla luce di quanto abbiamo detto sulla definizione di clima, la definizione di cambiamenti climatici, ci possiamo chiedere, ok, nell'ultimo trentennio, come è cambiato il clima delle nostre zone rispetto a prima? Quello che dobbiamo fare è un confronto tra il clima attuale e il cosiddetto trentennio di riferimento, cioè il trentennio che va dal 1961 al 1990. Questi sono i dati che ho trovato nell'Atlante climatico dell'Emilia-Romagna, che è disponibile sul sito della regione. Quindi, se volete andare a vedere le informazioni sia sulla regione Emilia-Romagna sia sul vostro singolo comune, potete andare a cercare qui. Comunque, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, tra il trentennio di riferimento e l'ultimo
dovrebbe essere trentennio, ma in realtà 25enne, perché questi sono i dati dal 91 al 2015, c'è stato un incremento della temperatura di 1,1 gradi, questo intendo temperatura media anno. La temperatura massima è aumentata di 1,4 gradi, quella minima di 0,8. Si è registrata una riduzione della precipitazione annuale, che in realtà è piuttosto contenuta, meno 2%, però, nonostante sia contenuta, quello che si è verificato è un cambiamento importante nei regimi di precipitazione durante l'anno, perché è aumentata la siccità estiva ed è aumentata la piovosità autunnale. Per quanto riguarda il comune di Sorbolo Mezzani, l'aumento delle temperature medie annue è lo stesso che per la regione Emilia-Romagna nel suo complesso. Invece, se vedete, la riduzione della piovosità è stata un pochino più marcata. Per chi vuole dare un'occhiata a questi dati, ripeto, potete andare a cercare sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione Ambiente, questo atlante climatico. Speriamo che presto esca la nuova edizione, questa è quella del 2017. Se osserviamo la portata media mensile del fiume Po nel corso dell'anno, ovviamente qui si fa riferimento alla portata media a Ponte Lago Scuro, in provincia di Ferrara, e i dati sono quelli tra il 1923 e il 2011, ok? Comunque, se osserviamo queste portate medie mensili, vediamo che di fatto l'andamento rispecchia quello delle precipitazioni nell'area di bacino, in particolare nell'area appenninica del bacino. Infatti c'è un massimo in autunno e un massimo in primavera, al quale ovviamente concorre anche lo scioglimento dei depositi nevosi in quota. Queste però sono portate medie. Come tutti sappiamo, talvolta si verificano degli eventi di piena straordinaria, cioè eventi in cui la portata è eccezionalmente elevata, tanto che il fiume, o straripando o rompendo gli argini, allaga anche il territorio circostante. Solitamente le esondazioni sono più intense nell'ultimo tratto del fiume, dove sovraccarico e pressione idrica sono più forti. Inoltre, in queste zone sono più frequenti i tratti di fiume pensile, cioè dove l'alveo è a una quota superiore rispetto al piano di campagna, quindi praticamente quello che si verifica è che abbiamo il fiume a 7-8 metri più in alto delle case, ok? Giusto per dare un'idea. La prima piena straordinaria del Po di cui abbiamo notizia scritta risale al 206 e 204, scusate, avanti Cristo. E da allora sono state registrate circa 140 piene straordinarie del Po, in media una ogni 16 anni. Negli ultimi decenni, nonostante ci sia stata una diminuzione dei deflussi totali che alimentano il fiume, si è osservato un aumento dei valori di portata durante gli eventi di piena. Chi ha studiato le cause ritiene che questi cambiamenti nei valori di portata non siano tanto legati ai cambiamenti climatici, ma siano più legati alla regolazione idraulica del reticolo idrografico, in particolare ai massicci lavori di imbrigliamento che sono stati fatti nella rete fluviale e che si sono conclusi negli anni 60. Con questo ci colleghiamo con il prossimo argomento, che è quello relativo alla influenza degli esseri umani sugli ambiti fluviali, la gestione fluviale. Proprio come per i cambiamenti climatici, possiamo chiederci quando è che gli esseri umani hanno cominciato a influire sensibilmente sugli ambiti fluviali, sia dal punto di vista ecologico in generale, sia più specificamente dal punto di vista geomorfologico. Un po' abbiamo già visto grazie alla lezione di Martino di 2 settimane fa. Come per i cambiamenti climatici, benché gli effetti delle attività umane siano ovviamente aumentati rapidamente nel corso degli ultimi 2 secoli, erano già percettibili migliaia d'anni fa, nonostante la tecnologia umana e anche la densità di popolazione non fossero nemmeno lontanamente paragonabili a quelli di adesso. Qui ho riportato una schematizzazione di un articolo scientifico in proposito, vi lascio ovviamente il riferimento in modo che possiate andare a cercarvelo se volete approfondire. Questo articolo suddivide la storia dell'influenza dell'uomo sui fiumi in varie fasi, e in particolare
Questi autori affermano che prima dei 15.000 anni fa l'influenza degli esseri umani sui fiumi era minima e legata essenzialmente all'uso del fuoco e alla raccolta di piante e altre risorse acquatiche. In seguito, con l'aumento delle pratiche agricole, con la domesticazione delle piante e degli animali, avvenuta a partire da circa 10.700 anni fa, gli effetti dell'attività umana sono andati aumentando. Ovviamente rimanevano abbastanza contenuti qui, in questo periodo. A partire da 9.800 anni fa, si parla di era dell'agricoltura perché c'era un uso diffuso del fuoco, essenzialmente per deforestare e convertire i terreni ad uso agricolo, costruzione delle prime dighe, dei primi sistemi irrigui e anche compaiono i primi manufatti in mattoni di fango. Da 6.500 anni fa ha inizio quella che gli autori chiamano l'era dell'irrigazione, nel corso della quale le opere di irrigazione vengono realizzate su larga scala e gli insediamenti degli esseri umani raggiungono le dimensioni di città, con tanto di approvvigionamento di acqua urbana, uso diffuso delle acque di falda, estrazione di sedimenti, sedimenti alluvionali e costruzione di flotte. A partire da 3.000 anni fa, si parla di era ingegneristica, soprattutto per quanto riguarda la zona del Mediterraneo, dove erano presenti essenzialmente i romani, capiamoci, e la zona, della Cina. Okay? Si parla di era ingegneristica per una grande diffusione di dighe, argini, mulini d'acqua, eccetera. Poi l'ultima fase sarebbe ovviamente l'era tecnologica, che è quella che va dai 200 anni in poi, 200 anni fa in poi. Okay? Ovviamente qui si parla in generale di tutta la Terra, ok? Quindi per i riferimenti alla pianura padana riguardate la lezione di Andrea. Ok, molte delle attività umane che hanno importanti effetti sugli ambiti fluviali hanno a che fare con l'agricoltura oppure con la costruzione di insediamenti e infrastrutture. Infatti sono legati all'agricoltura, ad esempio la deforestazione con l'uso del fuoco, quella che dicevamo prima, la costruzione di dighe, l'allevamento, i sistemi di irrigazione, eccetera. Alle infrastrutture e agli insediamenti si legano invece, ad esempio, i trasporti, estrazione di inerti, approvvigionamento idrico, eccetera. Gli effetti di queste attività sono vari, diversificati e se volete approfondire dal punto di vista anche appunto storico, vi invito a guardare quell'articolo di cui poi c'è riferimento in bibliografia. Noi ci concentriamo su quattro principali fenomeni: le alterazioni del regime e della morfologia fluviale, la frammentazione e la perdita di habitat, l'alterazione fisico-chimica dell'acqua, leggete pure inquinamento che fa lo stesso, e la diffusione di specie aliene invasive. Se volessimo dare un nome all'effetto generale che queste alterazioni hanno sul paesaggio degli ambiti fluviali, questo nome sarebbe banalizzazione paesaggistica, cioè un fenomeno di impoverimento e semplificazione che non colpisce solo a livello di comunità, singola comunità vegetale o singola comunità animale o a livello del singolo ecosistema, ma colpisce proprio a livello di paesaggio, cioè colpisce il mosaico di ecosistemi che in un certo territorio interagiscono tra loro. Quindi paesaggio qui lo intendo non in senso estetico, ma in senso ecologico, ok? Come abbiamo visto durante la lezione di Martino di 2 settimane fa, io faccio tutto un ripassone, le attività morfologiche dei corsi d'acqua si manifestano con tre processi che sono molto strettamente connessi tra loro: l'erosione, il trasporto e la deposizione, dove per erosione intendo la rimozione progressiva di sostanze minerali dal fondo e dalle sponde degli alvei. Trasporto invece intendo il movimento di particelle rose che avviene per trascinamento in sospensione nella massa d'acqua o in soluzione, e per sedimentazione o deposizione intendo l'accumulo progressivo delle particelle trasportate. Quindi ovviamente non avviene deposizione se non c'è stato trasporto, non avviene trasporto se non c'è stata erosione, sono tutti molto connessi. Ok?
Come diceva Martino 2 settimane fa, la prevalenza di questi tre processi varia lungo il corso d'acqua, dal tratto montano fino ad arrivare al tratto di bassa pianura, per cui cambia anche la morfologia del corso d'acqua. Nel tratto montano abbiamo solitamente l'andamento rettilineo, larghezza ridotta, pendenza elevata, alta energia dell'acqua, processi erosivi intensi. Passando al tratto pedemontano collinare, c'è una riduzione della pendenza, si riducono i processi erosivi, aumentano gradualmente quelli di deposizione e quello che osserviamo sono i cosiddetti canali intrecciati, quindi il corso d'acqua si separa in più canali separati da barre. Nel tratto d'alta pianura, solitamente invece c'è una pendenza ancora minore, si allarga il corso d'acqua, c'è ulteriore aumento dei processi di deposizione, ulteriore diminuzione di quelli di erosione e si formano barre centrali, barre laterali e anche le famose isole fluviali, anche vegetate, di cui parlava Andrea per le battaglie fluviali. Ok. Nel tratto infine di bassa pianura, quello che si osserva solitamente è una pendenza molto bassa, un'elevata larghezza del corso d'acqua, processi erosivi scarsi, processi di deposito prevalenti e un'alta sinuosità del corso d'acqua, ovviamente se è lasciato libero di formarsi come vuole lui, diciamo così. Quindi si parla di andamento a meandri. Questi meandri non stanno fermi dove sono, come ha fatto notare Andrea nella sua lezione e anche Martino nella seconda, ma migrano sia in senso longitudinale lungo il corso d'acqua sia lateralmente. Perché continuano a cambiare? Perché si ha una erosione più marcata sulla sponda esterna del meandro e verso valle e più deposizione nella sponda interna. Quindi potete immaginare come può cambiare la situazione, ok? I processi di erosione, trasporto, deposizione, la morfologia del corso d'acqua e anche la sua evoluzione sono influenzati ed alterati in vari modi dalle attività umane. Okay? Ad esempio, una cosa che succede molto diffusamente è che la vegetazione nativa viene sostituita da colture, soltanto che la vegetazione nativa solitamente ha delle radici piuttosto profonde. Mentre le colture sono buone da mangiare, ma hanno le radici poco profonde. Quindi i pendii e le rive sono resi meno stabili. Inoltre, la perdita della copertura offerta dalla vegetazione nativa fa sì che ci sia una maggior erosione, un'accelerazione dello scorrimento superficiale delle acque e anche un maggior afflusso di materiale nel corso d'acqua. Altre attività che aumentano l'erosione sono ad esempio l'allevamento, sia per ovviamente riduzione della copertura vegetale, ma anche proprio per l'azione diretta del calpestio, e ad esempio anche il dissodamento dei terreni. Okay? Questi processi ovviamente avvengono non dagli ultimi secoli, ma da migliaia di anni. Okay? Per farvi un esempio, giusto così un aneddoto. Il fiume Giallo in Cina in origine non si chiamava fiume Giallo, ma si chiamava solo fiume. Quando è che è stato chiamato Giallo per la prima volta? In un testo risalente al secondo secolo d.C., in cui l'aggettivo giallo veniva utilizzato per definirne il colore, ovviamente, perché era reso torbido dopo essere passato in vaste zone coltivate. Ok? Quindi il carico in sospensione era tale da renderlo torbido. Per l'azione umana, prima non si chiamava così. Un altro esempio di azione umana su questi processi è dato dalla costruzione di argini e di altre opere in alveo, che generalmente provocano il restringimento dei canali, la riduzione della loro migrazione e l'aumento della velocità di flusso. Con questo ci colleghiamo all'argomento relativo alla prevenzione dei danni da piena e la costruzione di opere in alveo. Queste opere non servono solo per la prevenzione dei danni da piena, in realtà, ma in alcuni casi servono ad esempio per ridurre l'erosione delle sponde o per altri scopi, ad esempio la produzione di energia elettrica e la derivazione di acqua per mandarla nei canali irrigui. Ok? Quindi questo tipo di azioni fanno sì che nei fiumi ci siano tantissime opere costruite dall'uomo. Ad esempio, qui non ho riportato l'immagine, comunque l'avrete visto abbastanza spesso, soprattutto nei tratti montani,
il corazzamento degli alvei, cioè la pavimentazione di parti dell'alveo per impedire al corso d'acqua di asportare materiale grossolano che vada poi a intasare i ponti. Un altro esempio che vi ho riportato sono i pennelli. I pennelli servono essenzialmente per spostare il filone della corrente verso la parte centrale del corso d'acqua in modo da ridurre l'erosione della sponda. Un altro esempio sono le briglie, che possono servire, ad esempio, come dicevo, a prendere acqua da mandare nei canali, ma anche solo a ridurre la pendenza del corso d'acqua e a ridurne l'energia. Hanno alla base del salto dei dissipatori proprio per ridurre l'energia cinetica dovuta al salto. Okay? Un altro esempio sono le soglie. Le trovate soprattutto a valle dei ponti, servono a fissare la quota dell'alveo e in particolare a impedire l'erosione delle fondamenta dei ponti, per ovvi motivi. Un altro esempio sono i muri di sponda che servono a impedire l'erosione della sponda stessa. Ok, benché siano molto utili per gli scopi che abbiamo detto, tutte queste opere, hanno lo svantaggio di alterare i processi che abbiamo detto di erosione, trasporto e deposizione, e inoltre possono costituire delle vere e proprie barriere per alcune specie animali che nei corsi d'acqua ci vivono. E per essere delle barriere non serve che siano alte come la diga del Vajont, ma basta che siano anche solo una briglia un po' troppo alta o una soglia un po' troppo alta, ok? Un recente studio dell'anno scorso, effettuato su corsi d'acqua di tutta Europa, ha rilevato come in Italia siano stimate un numero di barriere pari, anzi superiore, a 65.000, corrispondente a una barriera in media ogni 2 km di corso d'acqua. Questo vi dà l'idea di quanto siano frammentati questi ecosistemi, ok? Particolarmente colpite sono ovviamente quelle specie che risalgono i corsi d'acqua, soprattutto i pesci che risalgono i corsi d'acqua in periodo riproduttivo. Ad esempio, le cheppie, non so se ne avete sentito parlare, comunque sono dei pesci che normalmente vivono in mare, sono definite specie anadrome per questo. Sono specie che vivono in mare, ma durante il periodo riproduttivo risalgono in corsi d'acqua dolce e vanno a riprodursi appunto nei torrenti. Un altro esempio di specie impattata da questo tipo di intervento è il barbo comune. Il barbo comune vive normalmente nei tratti di pianura e collina, appunto nei corsi d'acqua dolce, ma durante il periodo riproduttivo risale i corsi d'acqua e va a occupare anche gli affluenti minori. Ovviamente non lo può fare se ci sono de delle barriere, ok? Quindi come si interviene solitamente per deframmentare questo ambiente, cioè per risolvere questo problema? Siccome non si possono costruire ascensori in acqua per problemi di elettrocuzione, ok? Quello che si fa è che si costruiscono delle scale o scivoli di risalita per pesci, cioè delle specie di rampe, scale, con dei deflettori che rallentano la discesa dell'acqua e consentono ai pesci di risalirle aggirando l'ostacolo. Ad esempio, parlando di nuovo del barbo comune, c'è un progetto LIFE dedicato proprio al barbo comune e al barbo canino, che è un'altra specie che vive più in quota. Nell'ambito di questo progetto LIFE, hanno costruito 6 scale di risalita per pesci nel torrente Enza. Okay. Un altro esempio di ambiente frammentato, un ambiente di cui ha già parlato anche Antea, è la foresta galleria o bosco ripariale. Vi ricordo molto brevemente il fatto che sono delle formazioni in cui domina il salice bianco, affiancato da altre specie che godono la presenza di acqua, ad esempio pioppi, olmi, ontani, e la presenza di questa formazione sarebbe normale negli alvei fluviali e nelle zone pianeggianti che sono soggette a inondazioni regolari. Questo tipo d'ambiente, oltre a svolgere varie funzioni, per esempio regola l'intensità delle piene, protegge le sponde dall'erosione, ombreggia l'acqua e il suolo, rinfrescando il microclima e riducendo l'evaporazione, oltre a queste cose, ovviamente offre risorse e riparo a molte specie e in aggiunta, essendo solitamente un elemento lineare del paesaggio, costituisce anche un corridoio ecologico che consente il collegamento tra altri habitat.
e consente lo spostamento di individui di varie specie e con essi ovviamente lo spostamento di geni. Però cosa succede spesso? Questo habitat è spesso sostituito, come diceva anche Antea nella prima lezione, da impianti artificiali di pioppo per la produzione di carta, ovviamente, oppure da campi coltivati. Quindi non solo non può più svolgere la sua funzione di corridoio ecologico, ma anche esso stesso un ambiente frammentato. E qual è il problema degli ambienti frammentati? La frammentazione delle popolazioni che vivono in questi ambienti. Cioè, da una popolazione unica e grande si formano tante piccole sottopopolazioni, piccole ed isolate, per cui si ha una perdita di variabilità genetica dovuta al fatto che è interrotto, ce la posso fare a parlare, il flusso genico tra queste piccole sottopopolazioni. Perdita di variabilità genetica vuol dire minor probabilità di sopravvivenza e riproduzione di queste piccole popolazioni, che quindi diventano ancora più piccole e si entra in un cosiddetto vortice di estinzione, cioè un circolo vizioso che peggiora sempre più la situazione. Perché queste piccole popolazioni sono molto vulnerabili a oscillazioni demografiche casuali che succedono, variazioni ambientali, catastrofi di vario tipo. Questo vale ovviamente per tutti gli habitat frammentati, non solo per i boschi ripariali, ok? Un altro degli effetti delle attività umane sugli ambiti fluviali è l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche dell'acqua. Leggete pure inquinamento. Queste, allora, diciamo che sono dovute alla introduzione nell'ambiente di sostanze organiche ed inorganiche legate a rifiuti e scarichi di ambito domestico, industriale ed agricolo. Queste sostanze organiche ed inorganiche introdotte nell'ambiente possono portare o direttamente a fenomeni di tossicità, direttamente proprio sulle varie specie, o a un livello molto peggiore, anche alterazione di equilibri degli ecosistemi. Vi faccio un esempio dell'effetto di tossicità parlando del povero gambero di fiume autoctono, che è sensibile all'inquinamento dei metalli pesanti che sono presenti in alcuni fungicidi usati come prodotti fitosanitari. Perché faccio l'esempio del gambero di fiume? Perché con questa cosa comincia l'epopea del gambero di fiume, che poveretto è soggetto a più minacce di qualunque altra bestia. Ok? Allora, per quanto riguarda invece l'alterazione degli equilibri ecosistemici acquatici, la situazione più comune, come anche ha ricordato Antea, è quella dell'eutrofizzazione delle acque. Facendola semplice, quello che succede è che aumentano le concentrazioni di nutrienti nelle acque, soprattutto azoto e fosforo. Questo aumento di nutrienti stimola la crescita del fitoplancton, che sarebbero quegli organismi piccoli piccoli che fanno la fotosintesi che stanno in acqua. Questo aumento di fitoplancton fa sì che l'acqua diventi torbida, cioè è meno trasparente, per cui la luce, invece di raggiungere tutto il corpo d'acqua, anche fino in fondo, raggiunge solo gli strati superiori dell'acqua e non quelli inferiori. Per cui le piante che normalmente crescono sul fondo e arricchiscono di ossigeno la parte basale del corpo d'acqua, non riescono a fare questa operazione, per cui si crea un ambiente poco ossigenato che è inadatto a molte specie ittiche e non. Provate a indovinare chi sarà il vincitore, il gambero di fiume autoctono, che anche lui non riesce a vivere in condizioni poco ossigenate. Un'altra minaccia alla biodiversità è rappresentata dall'introduzione di specie aliene, in particolare le specie aliene invasive. Definiamo specie aliena o specie alloctona o specie esotica o specie, inventate voi il nome che volete, una specie che viene trasportata dall'uomo volontariamente o meno fuori dal suo areale naturale di distribuzione. Quindi non è una caratteristica intrinseca di una specie essere aliena invasiva o solo aliena o aliena invasiva. È una definizione che si applica a seconda di dove troviamo questa specie, per cui ovviamente il gambero rosso della Louisiana, finché sta negli Stati Uniti meridionali, nelle sue aree paludose o fluviali, va benissimo così.
viene definito alieno nel momento in cui ce lo troviamo qui, ok? Letteralmente il viaggio di una specie aliena comincia quando viene trasportata. Se la specie riesce a sopravvivere al viaggio, al trasporto, e arriva in una nuova area, può andare incontro a due destini. O non si stabilizza, muore perché l'ambiente che trova non è adatto, ad esempio, oppure è adatto solo in una stagione, quindi quando viene l'inverno, ad esempio, muore, oppure la specie riesce ad acclimatarsi, riesce a stabilizzarsi. Cosa vuol dire? La popolazione che si forma di questa specie riesce ad autosostenersi, cioè riesce a continuare nel tempo anche senza l'apporto di nuovi individui sempre per trasporto. Queste specie che si stabilizzano possono essere invasive o non invasive e andiamo a vedere come si caratterizza una specie invasiva. Innanzitutto il concetto di specie invasiva è un concetto ecologico, cioè si tratta di specie a rapida diffusione che diventano prevalenti nell'area in cui sono arrivati e ne alterano gli equilibri. Come? Inserendosi nelle reti trofiche, entrando in competizione con altre specie, alterando direttamente l'habitat o addirittura anche introducendo malattie. Quindi quello che succede è che queste specie rappresentano una minaccia per la biodiversità dell'area in cui sono state trasferite, più o meno volontariamente. Quindi di conseguenza sono una minaccia anche per i servizi ecosistemici collegati a quella biodiversità. Ok? Oltre a questo, possono rappresentare anche una minaccia per la salute umana e per le attività economiche e o per le attività economiche. Quindi il concetto di specie, invasiva ha anche una valenza gestionale, ok? Qui vi ho riportato l'esempio del procione, giusto perché aveva tutti questi elementi. Il procione è stato importato in Europa come animale da pelliccia, poverino, oppure come animale da compagnia, non so quale sia peggio delle due, e ha degli effetti sull'ecosistema, sia perché è un predatore vorace e tra l'altro una volta scelta una preda tende a sfruttarla finché la popolazione si annulla. Ovviamente compete con altri predatori, inoltre provoca anche danni economici, ad esempio rovinando gli strati isolanti dei tetti, tipo come fanno i ghiri, attaccando i polli negli allevamenti o interferendo con le attività di raccolta dei rifiuti. Oltre a questo, pare possa avere anche degli impatti sanitari perché nel suo intestino vive un nematode parassita che può essere, anche se avviene raramente, può essere trasmesso all'uomo, però quando succede, la larva di questo nematode parassita migra nell'organismo, può raggiungere anche il tessuto cerebrale e fare dei danni non proprio piacevoli. Okay? Questo era per fare un esempio di specie alloctona. Possiamo chiederci quali sono gli ambienti, le situazioni che sono più vulnerabili alle specie invasive. Per la loro natura confinata, i sistemi più vulnerabili in assoluto sono le isole. Si stima che più dell'80% delle estinzioni in sistemi insulari abbia coinvolto delle specie alloctone invasive. Infatti, non a caso, i leader mondiali nella lotta alle specie aliene invasive sono la Nuova Zelanda e l'Australia, e in Europa il Regno Unito, per capirci. Essenzialmente, per lo stesso motivo, sono molto vulnerabili gli habitat frammentati, che, poveretti, come abbiamo già visto prima, hanno già tutta una serie di problemi per conto loro, e la specie aliena non solo riesce a peggiorare la situazione, ma anche è più facile che la specie aliena diventi invasiva in ambienti che sono già degradati, come ad esempio gli habitat frammentati. Infine, particolarmente vulnerabili sono gli ambienti delle acque interne, sia perché sono spesso molto collegati alle attività umane, come dicevamo prima, ma anche perché per loro natura sono tutti connessi tra loro, per cui la diffusione della specie è molto più facile. Okay? Ora ci chiediamo anche, ma abbiamo detto che la caratteristica di essere specie aliena invasiva non è intrinseca nella specie. Sì, però alcune specie sono più predisposte a diventare specie invasive se le trasportiamo in un'altra area. Le specie con uno sviluppo rapido, che sono in grado di riprodursi
precocemente le specie che hanno un elevato potenziale riproduttivo. Inoltre, diventano più spesso invasive le specie che resistono bene a parassiti e malattie. Le specie che sono generaliste opportuniste, che riescono a sfruttare molte risorse, e anche le specie che riescono ad adattarsi a molte condizioni ambientali. Diventano più probabilmente invasive le specie con grande capacità di diffondersi, le specie che hanno dei vantaggi competitivi nei confronti delle specie native. E un'altra cosa che aiuta molto è l'affrancamento da predatori, competitori e malattie, aggiungo io, cioè la specie alloctona, nel momento in cui arriva in una nuova zona, non trova in questa nuova zona tutti quei predatori, competitori e malattie con cui si era coevoluto nella zona d'origine, che mantenevano la popolazione entro certi limiti. Essendosi affrancato da questo tipo di limitazioni, si diffonde e si riproduce più facilmente, cioè essenzialmente si abbassa il tasso di mortalità. Inoltre, come dicevo prima, aiuta anche l'associazione con attività umane. Per tornare alla nostra area protetta, vediamo qual è la situazione in termini di specie aliene invasive nella parma morta. Perché dico area protetta e non riserva? Perché consideriamo non soltanto l'area della riserva, ma l'intera zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale parma morta. Nell'ultimo rapporto, no, scusate, nell'ultimo, ce la posso fare, quadro conoscitivo del 2018, sono segnalate 54 specie vegetali aliene, che rappresentano quindi il 13,5% dell'intera flora. Di queste 54 specie sono considerate invasive 16 specie. Per quanto riguarda la fauna, sono segnalate 5 specie aliene, confermate, ma ovviamente sono sicuramente molte molte di più, anche in considerazione dei dati che sono disponibili per il fiume Po nelle zone limitrofe. Ok, qui vi ho riportato alcuni esempi di vegetazione alloctona. Questi sono l'indaco bastardo o falso indaco, la zucca matta o sicio e il luppolo del Giappone. Vi parlo solo dei primi due perché di fatto il luppolo del Giappone ha delle dinamiche che sono essenzialmente riconducibili alle stesse della zucca matta o del sicio. Okay? La amorfa fruticosa o indaco bastardo o falso indaco, che dir si voglia, è una leguminosa di origine nordamericana. Ha un portamento arbustivo ed è stata introdotta nel XVIII secolo come specie ornamentale. Questa è una storia molto comune a tantissime specie aliene invasive, ok? Sono belle e quindi sono introdotte come specie ornamentali. Purtroppo questa specie in particolare invade soprattutto i boschi ripariali. E come la Robinia pseudacacia, di cui molti di voi avranno sicuramente sentito parlare, ha una caratteristica che l'aiuta tantissimo a competere con le altre specie, cioè ha in simbiosi con l'apparato radicale dei batteri capaci di fissare l'azoto atmosferico. Quindi ha a disposizione più nutrimento e riesce a crescere molto rapidamente, andando a competere con piante pioniere, piante a crescita annuale e la ricrescita di altre piante, come ad esempio i salici. Quello che succede essenzialmente è che se tagliate un salice ci cresce una robinia o una amorfa fruticosa. Ok? Oltretutto, il fatto di fissare l'azoto va ad alterare la composizione dei nutrienti del suolo. Quindi quello che succede è che gradualmente vengono escluse le specie che sono invece adattate ai terreni poveri. Questo è un esempio di quel alterare l'habitat che dicevo all'inizio. Oltretutto, ha dei fiori che sono molto appariscenti, molto ricchi di nettare, che attirano gli impollinatori e quindi entra in competizione anche per quanto riguarda l'impollinazione con le specie indigene. Ok. La zucca matta o zucca spinosa o sicio, come lo volete chiamare, è una cucurbitacea, cioè è della stessa famiglia delle zucche dei meloni ed è di origine nordamericana. È una pianta rampicante e, nel caso ve lo steste chiedendo, è stata introdotta a scopo ornamentale nel XVIII secolo. Qual è il problema? Il problema è che è un rampicante che va a ricoprire le altre piante
cortine dense e pesanti, bloccando di fatto l'accesso alla luce e quindi ovviamente va a impattare sull'ecosistema in questo modo. Invade soprattutto, indovina indovinello, i boschi ripariali. È caratterizzato da un accrescimento rapidissimo. Per farvi capire, cresce fino a 2 metri in 3 settimane. E oltretutto si diffonde molto molto rapidamente perché produce un sacco di semi e questi semi si diffondono nell'ambiente sia attaccandosi al pelo degli animali, sono spinosi, si attaccano al pelo e poi vanno in giro con gli animaletti, sia in acqua, quindi i semi finiscono in acqua e vanno a diffondersi in altre aree. Okay? Gli impatti sull'economia che può avere questa specie sono legati essenzialmente al fatto che quando cresce nei campi, ad esempio di soia o di mais, ricopre le colture e le schiaccia col suo peso, per cui diventa difficile poi raccogliere il raccolto. Passando agli animali, rivediamo il nostro amatissimo gambero rosso della Louisiana, il nostro amatissimo fagiano di cui si è tanto parlato perché spaventa la gente quando va a camminare, e la nutria, superstar, sempre su tutte le copertine di tutte le riviste che si trovano alla parrucchiera. Allora, per quanto riguarda il gambero rosso della Louisiana, trattasi di gambero di acqua dolce che, come ho detto prima, vive nelle aree palustri e fluviali degli Stati Uniti meridionali e del Messico. Perché è stato importato? Non è particolarmente carino, non è un animale da compagnia, è stato importato perché se cresce in acque pulite è buono da mangiare. Poi chiederemo a Mauro se è d'accordo, ma non lo so, io non l'ho mai assaggiato. Comunque ha un ciclo vitale molto rapido e ha una grande capacità di muoversi, quindi si espande, si diffonde molto rapidamente. Gli impatti sulla biodiversità di questo animale sono legati soprattutto alla diffusione di un parassita dei gamberi che convive tranquillamente col gambero rosso della Louisiana, ma è letale per il gambero autoctono. Un'altra delle sfortune del nostro povero gambero di fiume autoctono. Oltretutto, questo gambero consuma piante acquatiche e preda uova e larve di macroinvertebrati, anfibi, pesci, eccetera. Okay? Quindi ha un grande impatto sulla biodiversità. Se invade i le piante, scusate, ce la posso fare. E se invade le colture di riso, si mangia anche i germogli di riso, quindi può anche avere degli impatti economici diretti sulle risaie. Il fagiano mi serve per introdurvi un concetto nuovo. Allora, questo animale, un galliforme di origine asiatica, è stato introdotto a scopo venatorio in Europa in epoca storica. Ed è attualmente considerato una specie para-autoctona, cioè una specie che è allottona, ma a livello legislativo è considerato come se fosse autoctona perché è stato introdotto prima del 1500. Ok? Quindi è considerato come se fosse autoctono. Però questo non toglie che abbia comunque degli impatti, di fatto autoctono non è. Questi impatti sulla biodiversità sono legati essenzialmente alla competizione con altri uccelli, sia per l'alimentazione che per i siti di nidificazione, quindi parliamo di animali che nidificano a terra, e inoltre ha degli impatti per la predazione su anfibi, rettili, invertebrati, eccetera. Passando alla star, cioè la nutria di cui tutti sempre parlano, la nostra nutria è un mammifero roditore originario del Sud America che è stato introdotto. Qua partono gli indovinelli. Allora, non si mangia, non è bella, non è un animale carino da compagnia. È stata introdotta perché ci facevano le pellicce. Questo lo sapranno quelli, insomma, un po' più avanti con gli anni, forse. La pelliccia di castorino. È una specie che è caratterizzata da un altissimo tasso riproduttivo. Ha una grande capacità di diffondersi lungo i corsi d'acqua, che come abbiamo detto sono un buon corridoio ecologico, però in questo caso il collegamento è deleterio. E hanno degli impatti sulla biodiversità legati essenzialmente al fatto che sono degli erbivori generalisti che impattano tantissimo sulle comunità vegetali. Oltretutto,
hanno un impatto anche su alcune popolazioni di uccelli perché utilizzano alcuni nidi come siti di riposo, quindi essenzialmente distruggono il nido e distruggono le uova. Ad esempio, come per due specie di cui ha parlato anche Antea, che sono la gallinella d'acqua e la folaga. Possono, pare, avere anche un impatto sulla salute perché possono costituire un serbatoio per la diffusione di alcuni parassiti, e invece gli impatti sull'economia sono i più noti, tutti immagino sapranno che possono avere un impatto sulla, cioè possono causare un aumento dei rischi idraulici perché scavano gallerie e tane nelle arginature. Oltre a questo, consumano anche piante coltivate, oltre a quelle, diciamo, indigene, ovviamente perché uno sono spesso molto nutrienti e due sono anche concentrate. Quindi quando va ad alimentarsi la nutria è favorita dal fatto che deve spostarsi poco per mangiare tanto. Okay. L'impatto sulle colture pare sia maggiore laddove manca la vegetazione ripariale e laddove i campi sono molto vicini ai corsi d'acqua. Quindi ritorniamo al discorso originario sul fatto che spesso gli impatti sono maggiori laddove l'ambiente, il paesaggio sono già degradati. Ok, parliamo brevemente anche di fauna ittica all'Octona. Mi pare che Ante avesse già detto che nelle acque della parma morta e del depuratore c'è una bassa ossigenazione. Qui sono già, cioè riescono a sopravvivere queste due specie all'Octone, che sono il carassio e la carpa comune, quella a destra e quella a sinistra. Mentre la carpa ha una introduzione molto antica, pare risalente anche ai romani, comunque se non è all'epoca dei romani sarà l'epoca medievale, quindi è considerata para-autoctona anche questa. Il carassio invece è stato introdotto più di recente per motivi legati alla pesca sportiva, essenzialmente. Tuttavia, se oltre alla parma morta e al bacino di depurazione consideriamo anche le acque comprese nella zona speciale di conservazione, zona di protezione speciale, le acque, dicevo, dell'Enza, del Parma e del Po, il numero delle specie aliene sicuramente aumenta tantissimo. Per fare un esempio, le specie aliene acclimatate nel Po si considera che siano alcune decine, quindi immaginate bene. Come esempio particolarmente significativo vi porto quello del siluro, che sicuramente avete sentito nominare. È un pesce della famiglia dei siluridi che è originario dell'Europa centro-orientale e che è stato introdotto a metà del secolo scorso per motivi legati a pesca sportiva e pesca professionale. È caratterizzato da un accrescimento molto rapido e può raggiungere anche delle dimensioni ragguardevoli, arriva anche sopra i 2,5 m e 100 kg di peso. Questo per dare un'idea, uno, del fatto che è piuttosto difficile averci a che fare, riuscire a gestire la cosa, e due, anche che essendo un pesce generalista ma prevalentemente ittiofago, esercita una pressione molto elevata sulle popolazioni di prede, mangia tanto. Okay? Inoltre entra in competizione ovviamente con gli altri predatori che già non stanno benissimo, ad esempio il luccio. Quindi torno a sottolineare ancora una volta il fatto che queste specie riescono a colonizzare nuove zone, a diffondersi meglio e a diventare appunto invasive laddove già ci sono delle altre problematiche. Per esempio, nel caso delle acque, inquinamento, frammentazione degli habitat e emergenza idrica. Ricapitolando, in questo fantastico quadro di alterazioni della morfologia fluviale, frammentazione, inquinamento, diffusione di specie aliene, scusate, tutte che causano, oltre a problemi sanitari e economici, anche perdita di biodiversità e quindi dei servizi ecosistemici collegati, in questo bellissimo quadro si vanno a inserire anche i cambiamenti climatici, che oltre ad aggiungersi come problema, vanno anche a inasprire queste problematiche. Ok? A questo punto sorge spontanea e legittima la domanda: quali sono le previsioni per quanto riguarda i cambiamenti climatici del prossimo futuro? E torniamo alle nostre terrine con terrine. La nostra terra con le piccole CO2 intorno. A inizio lezione abbiamo visto
che Yasser in particolare, l'anidride carbonica e il metano presenti in atmosfera sono aumentati in conseguenza delle attività umane con un'impennata pazzesca, in epoca industriale. La concentrazione di questi gas, ripeto, perché è ripetita Hewant, influisce sulla quantità di energia termica che viene trattenuta nel sistema climatico terrestre. Quindi, a cascata, provoca tutta una serie di cambiamenti legati alle risposte dei vari componenti del sistema climatico e alle interazioni tra i componenti del sistema climatico. Quindi, per cercare di capire come evolverà in futuro il clima, il primo passo è cercare di capire quale sarà lo sviluppo futuro di queste concentrazioni di gas serra, sarà l'andamento delle emissioni di gas serra da parte dell'uomo. Le rappresentazioni plausibili, sottolineo plausibili, del futuro sviluppo delle concentrazioni di gas serra sono chiamati scenari di emissione. Perché dico plausibili e non si tratta di certezze assolutamente? Perché fin tanto che le riserve di combustibili fossili rimarranno ragionevolmente abbondanti, le emissioni future dipenderanno da tre fattori principali: la crescita demografica, le emissioni pro capite e, in modo ovviamente inversamente proporzionale, l'efficienza nell'uso del carbonio. Per quanto riguarda la crescita demografica, che è stata esponenziale tra il 1900 e il 2010 più o meno, probabilmente rallenterà. Man mano che i paesi in via di sviluppo raggiungeranno dei livelli sempre più elevati di benessere, cosa che tutti auspichiamo. Come accade, dicevo, questa cosa della crescita demografica che rallenta, accade questo rallentamento già da decenni nei paesi già pienamente industrializzati. Per quanto riguarda invece le emissioni pro capite, anche queste sono legate principalmente al grado di benessere medio, che di fatto è connesso alla crescita economica. Anche in questo caso si è osservato che laddove c'è un aumento del benessere, c'è anche un aumento delle emissioni pro capite. Di fatto, il fattore tra questi tre, che è di gran lunga più difficile da prevedere, è l'efficienza media nell'utilizzo del carbonio, che è strettamente connessa alla innovazione tecnologica. Per ovvi motivi è piuttosto difficile prevedere questi andamenti, ok? Le previsioni, sottolineo qui, non vanno oltre il 2100, perché le incertezze sono talmente tante che andare oltre il 2100 vuol dire essenzialmente cioè, tirare a caso, ok? La convenzione più diffusa per indicare i vari scenari di emissione è quella degli RCP, percorsi rappresentativi di concentrazione. Questi percorsi mostrano gli andamenti delle concentrazioni di gas serra a seconda delle azioni intraprese per la protezione del clima. Ognuno di questi RCP è accompagnato da un numerino, e questo numero indica il forzante radiativo che ci sarà nel 2100 in questo scenario considerato. Parliamo terra-terra, cos'è il forzante radiativo? Il forzante radiativo è una misura di quanta energia termica in più o in meno verrà trattenuta nel sistema climatico terrestre per effetto di un certo fattore, nella fattispecie l'emissione di gas serra. Ok? È di fatto una misura dell'impatto in qualche modo. Se andiamo a vedere quali sono i percorsi rappresentativi di concentrazione più comunemente usati, vediamo che sono l'RCP 2.6, 4.5 e 8.5. L'RCP 2.6 è quello che io chiamo lo scenario ottimista. Secondo questo scenario vengono presi dei provvedimenti per la protezione del clima e si riduce immediatamente la quantità delle emissioni, riuscendo in questo modo a fermare l'aumento di gas serra in atmosfera entro 20 anni. Ottimista. Invece lo scenario, diciamo, più realista, quello che più spesso vedrete utilizzato nei scenari di previsione di cambiamento climatico, è lo scenario 4.5,
che considero il fatto che le emissioni vengano arginate, ma le concentrazioni in atmosfera dei gas serra continuano a aumentare per i prossimi 50 anni. Invece lo scenario RCP 8.5, quello pessimista, nel quale si considera che non venga preso nessun provvedimento in favore della protezione del clima, continuiamo così, e le emissioni gas serra continuano ad aumentare in modo continuo, finché non finiamo i combustibili fossili, ovviamente. In Emilia-Romagna, ad occuparsi del documentare i cambiamenti climatici e stabilire quali sono gli scenari futuri probabili per anche aiutare la pianificazione in ambito sia dei singoli settori che in ambito intersettoriale, è l'Osservatorio Clima dell'Emilia-Romagna. Per la stima dei cambiamenti climatici nel prossimo trentennio, l'Osservatorio Clima ha individuato sette aree omogenee in Emilia-Romagna, che vedete nella cartina, e sette indicatori climatici, che sono la temperatura media annua, la temperatura massima estiva, la temperatura minima invernale, le notti tropicali estive, cioè il numero di notti con una temperatura minima sopra i 20 gradi, le onde di calore estive, cioè il numero massimo di giorni consecutivi con temperatura oltre una certa soglia, temperatura massima giornaliera oltre una certa soglia, i giorni secchi estivi, cioè il numero massimo di giorni consecutivi dove non ci sono precipitazioni, e la precipitazione annua, che immagino possiate capire cos'è. Per quanto riguarda l'area omogenea pianura ovest, che è quella che consideriamo oggi, i modelli che sono stati utilizzati dall'Osservatorio Climatico, considerando lo scenario di missione 4.5, hanno stimato delle variazioni dei vari indicatori climatici che vi ho riportato in questa slide. Sintetizzando, si prevede un aumento delle temperature di circa 2 gradi e una riduzione sensibile delle precipitazioni e soprattutto un inasprimento della siccità estiva. Tenete comunque conto che qui il confronto è tra il trentennio di riferimento, quello tra il 61 e il 90, e il prossimo trentennio, cioè dal 2021 al 2050. Quindi in realtà in parte questi cambiamenti si sono già verificati nell'intervallo che ci sta in mezzo. Ok? Mi pare chiaro. Cosa significano in pratica questi cambiamenti? Se andate a dare un'occhiata al documento di sintesi della strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici dell'Emilia-Romagna, che trovate sul sito dell'Emilia Romagna, vedrete delle fantastiche infografiche come questa, dove vengono indicati i rischi legati ai cambiamenti climatici per i vari settori, tipo pesca, acquacoltura, biodiversità, ecosistemi, agricoltura, foreste, turismo, territorio, eccetera. I fattori di rischio, li vedete sulla destra, sono stati raggruppati in ambiti di rischio e come vedete per ogni ambito di rischio, o meglio come vedono quelli che non seguono da cellulare e che hanno una buona vista, dei vari ambiti di rischio, ognuno di questi di solito ha effetto su vari settori, ovviamente. Ad esempio la minor disponibilità e qualità idrica ha effetto su biodiversità, ecosistemi, agricoltura, sistema energetico, eccetera. Se volete approfondire anche per gli altri ambiti, quindi non solo pianura, ma anche collina, montagna, costa e aree urbane, vi invito a guardare questo documento di sintesi. Noi proseguiamo andando a vedere come la regione affronta il problema dei cambiamenti climatici. In realtà l'approccio che usa la regione è lo stesso che è usato anche a livello nazionale e a livello comunitario, ok? Cioè si usa una strategia basata su due approcci complementari e che non possono prescindere l'uno dall'altro, ossia mitigazione e adattamento. Le politiche di mitigazione sono quelle politiche che servono a ridurre, che mirano a ridurre drasticamente le emissioni e quindi mitigare i cambiamenti climatici. Invece le strategie legate all'adattamento sono quelle che mirano a limitare gli impatti dei cambiamenti climatici che comunque si stanno verificando e si verificheranno, ok? Queste strategie si articolano in diverse azioni suddivise per settore.
Sempre, se volete approfondire, vi invito a guardare il documento. Io adesso vado a vedere soltanto alcune azioni relative a territorio, quindi i rischi legati all'alluvione e degrado dei suoli, e le azioni legate alle risorse idriche. Ok. Allora, per quanto riguarda il contenimento del rischio idrogeologico che è crescente, una delle azioni previste e sicuramente molto rilevante già su breve periodo, è il potenziamento degli interventi per l'adattamento del territorio. Quindi adattamento del territorio a cambiamenti climatici che già si stanno verificando e che comunque si verificheranno. Tra questi interventi figura ad esempio la costruzione dei bacini di espansione, ovviamente per contenere il rischio legato alle piene. Ad esempio, rientra in questo quadro la costruzione della cassa di espansione lungo il torrente Baganza, che si spera accada il prima possibile. Un'altra azione attuata su breve periodo è il potenziamento delle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Manutenzione di cosa? Ad esempio, dei versanti, degli argini e della rete idrografica minore, il reticolo idrografico minore. A queste azioni, che sono più di tipo, diciamo, materiale, se ne affiancano delle altre, più di natura organizzativa, di natura anche culturale, che non sono meno importanti. Ad esempio, il potenziamento del sistema di allerta e la promozione della cultura del rischio a più livelli, a livello, istituzionale, a livello economico, e anche a livello sociale, quindi per ridurre la vulnerabilità del territorio nel suo complesso, ma anche delle singole imprese, scusate, e dei singoli cittadini. Passando alle risorse idriche, come abbiamo detto, ci sarà un aumento di siccità, un aumento anche della concentrazione delle precipitazioni in fenomeni intensi e di breve durata. Questo inciderà sicuramente sui contesti naturali, ma anche sul soddisfacimento dei fabbisogni idrici, che sono legati ovviamente sia alle aree urbane, ad esempio, ma anche e soprattutto ai fabbisogni irrigui, ok? I quali devono comunque anche confrontarsi giustamente con il rispetto del cosiddetto deflusso minimo vitale, cioè quando si capta acqua da un corso d'acqua bisogna garantire che la portata residua sia sufficiente a salvaguardare le comunità vegetali e animali che vivono in quel corso d'acqua, mi sembra naturale. Tra le azioni legate all'ambito delle risorse idriche figura ad esempio la promozione di produzioni agricole che abbiano bisogno di una minore quantità d'acqua, cioè colture meno idroesigenti. Ad esempio, per fare un esempio a caso, il grano, cioè, al posto di, piuttosto che il mais. Okay? L'affinamento anche, cioè dicevo, un'altra azione è l'affinamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue per permettere il riutilizzo delle acque di scarico. Un'altra azione è quella di intervenire per ridurre le perdite nelle reti di distribuzione o ancora aumentare gli standard di efficienza e risparmio idrico. Okay? Oltre a tutte queste azioni, un altro ambito molto molto rilevante che lo diventerà sempre di più in futuro è lo sviluppo di soluzioni di ritenzione idrica, che non è la cellulite, ma sono i sistemi per impedire, diciamo, che l'acqua vada rapidamente perduta nel territorio, che non vengano ricaricati gli acquiferi essenzialmente. Okay? Quindi quello che si fa, ad esempio, è costruire dei bacini di stoccaggio o anche altri metodi, ad esempio, usare pavimentazioni permeabili, costruire dei bacini di infiltrazione. Oppure anche altri interventi, ad esempio rinaturalizzare gli alvei corazzati di cui parlavamo prima. Okay? Per informazioni sulle misure naturali di ritenzione idrica, vi ho riportato in sitografia un sito che è proprio dedicato a quest'ambito, è veramente molto interessante. Purtroppo è in inglese, però penso che esistano anche fonti in italiano se uno le va a cercare. Ok. Passiamo quindi all'ultimo argomento di stasera. Scusate, vado un attimo l'ora, ok.
Ci lasciamo alle spalle la nostra prospettiva umana dei prossimi 30 anni o al massimo prossimi 80 anni e ci riportiamo al nostro sguardo ampio della prospettiva della scala temporale. Ce la posso fare, scusate, della scala temporale orbitale, ok? Quindi andiamo a ri ritorniamo a quell'alternanza di periodi glaciali e periodi interglaciali che dicevamo prima. E andiamo a chiederci quale pensiamo che possa essere il futuro remoto, quindi oltre la prospettiva umana, nell'ambito di decine di migliaia di anni, per il nostro grande fiume. Se le cose nel sistema climatico terrestre continuassero, e qui è d'obbligo usare questo tempo verbale, continuassero a funzionare come hanno funzionato nell'ultimo milione di anni, in teoria quello che dovrebbe succedere è che il periodo interglaciale attuale dovrebbe già iniziare a lasciare spazio al prossimo periodo di raffreddamento, lasciare spazio alla prossima glaciazione. Con una nuova glaciazione ci aspetteremmo che l'ambiente evolva più o meno verso quelle condizioni di cui parlava Martino per 20.000 anni fa. Ok? Quindi ci sarebbe un accrescimento delle calotte polari, un abbassamento del livello del mare, un avanzamento della linea di costa. I territori a sud della calotta polare artica sarebbero molto più freddi, spazzati da venti, eccetera. Però abbiamo visto che il trend delle temperature, delle concentrazioni di gas serra si è distaccato nettamente dagli andamenti tipici dei precedenti interglaciali. Okay? Il trasferimento, ripeto ancora, ad opera dell'uomo di carbonio dal serbatoio della crosta terrestre all'atmosfera ha provocato un'alterazione delle concentrazioni di gas serra tale da impedire al sistema di varcare la cosiddetta soglia di glaciazione e lo ha portato invece a un riscaldamento che non solo porterà, cioè arriverà a un'entità tale da essere paragonabili ai maggiori cambiamenti degli ultimi milioni di anni, ma anche avviene a una velocità paurosa che non ha precedenti, ok? È proprio la questione della velocità che distingue fortemente questi cambiamenti climatici dai cambiamenti climatici naturali che abbiamo visto all'inizio del sezione. E questo rende ancora più difficile prevedere che cosa possa accadere. Ovviamente i climatologi sono molto attivi nello studio dei cambiamenti climatici del passato per cercare di capire come funziona il sistema e come può reagire a queste variazioni. Okay? È molto molto attivo soprattutto l'ambito dello studio dei cambiamenti climatici rapidi che sono avvenuti in passato, proprio per le caratteristiche delle attuali variazioni. L'impulso di CO2 di origine antropica in atmosfera, appunto quel carbonio che è stato trasferito dalla crosta terrestre all'atmosfera, dicevo prima, verrà probabilmente assorbito dal serbatoio oceanico nel corso di migliaia di anni. Ma a parte il fatto che questo comporterà tutta una serie di conseguenze, acidificazione degli oceani, eccetera, non stiamo a parlarne, è probabile che queste concentrazioni atmosferiche dei gas serra resteranno comunque a un livello tale da prevenire future glaciazioni per decine di migliaia di anni, almeno stando a quanto considerano ora i climatologi, ok? Vedremo gli sviluppi futuri della ricerca. Comunque, a prescindere da quello che accadrà, che come capite è molto difficile capire, lascio a voi eventuali riflessioni di carattere filosofico, di fatto, sul fatto che l'uomo ha un potere senza precedenti sul clima e allo stesso tempo però ne è vittima. Quindi conviene bisogna chiedersi a un certo punto se possiamo esercitare il nostro potere sul clima, da un grande potere deriva una grande responsabilità, quale clima è considerabile come desiderabile? E qui partono le riflessioni, un clima naturale e come lo definiamo un clima naturale? Il clima preindustriale? Lascio a voi le riflessioni a riguardo.
Voglio invece concludere l'incontro con due riflessioni d'altro tipo. Ritornando al discorso degli impatti degli esseri umani sugli ambiti fluviali, che in realtà in tantissimi casi si estendono anche a tantissimi altri ambiti, abbiamo visto che quelli di cui abbiamo parlato e anche altri di cui non abbiamo parlato portano a una perdita di biodiversità e a una perdita di servizi ecosistemici. Mentre la seconda cosa la capiamo abbastanza bene, perché i servizi ecosistemici sono i servizi che gli ecosistemi forniscono agli esseri umani, quindi perderli non ci piace. La prima cosa è ancora più grave se pensiamo al fatto che la perdita di biodiversità incide sulla capacità dei sistemi. E dico sistemi perché intendo tutti i sistemi a ogni livello, da quello delle molecole, dai sistemi a livello genetico fino ad arrivare alla biosfera. Dicevo, la perdita di biodiversità incide sui sistemi e incide sulla loro capacità di adattamento. È una cosa piuttosto intuitiva da capire se pensiamo che un sistema uniforme, poco biodiverso, con pochi elementi e poco interconnessi tra loro, è un sistema poco stabile, molto vulnerabile alle perturbazioni. Pensiamo, ad esempio, per fare un esempio davanti agli occhi di tutti, le monocolture: nel momento in cui arriva una patologia, la patologia colpisce tutta la monocoltura, ok? In un sistema invece complesso, un sistema complesso con tanti elementi diversi, legati da molte interazioni, queste interazioni anche ridondanti, è un sistema stabile, poco vulnerabile ai cambiamenti. Ok? Ripeto, questo è valido a tutti i livelli, da quello genetico a quello della biosfera nel suo complesso. Quindi la perdita di capacità di adattamento fa sì che quando arriva il cambiamento ci sia un'ulteriore perdita di biodiversità. Un'ulteriore perdita di servizi ecosistemici. E con questo vi lascio riflettere su quanta biodiversità siamo disposti a perdere, tra l'altro senza sapere davvero quanto sono grandi gli impatti e quanto saranno grandi in futuro. Una seconda riflessione con cui voglio chiudere, sono stra in anticipo, la voglio fare sul tema della sostenibilità. Sostenibilità è una parola di cui tutti ci riempiamo la bocca tutti i giorni. Ok? Quello che vi ho riportato nelle slide, quelli che ho riportato tutti intorno, sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, cioè i 17 obiettivi che sono stati definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per perseguire un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Se ci fate caso, ha obiettivi come protezione del clima, protezione della vita acquatica, protezione della vita terrestre, quindi più di ambito ecologico, si affiancano tantissimi altri obiettivi di ambito sociale ed economico, ad esempio lotta alla povertà, lotta alla fame, dignità del lavoro, pace, giustizia, educazione di qualità, riduzione delle disparità. E questo è perché il tentativo di realizzare uno sviluppo sostenibile, cioè un modello di sviluppo che mira al soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni non solo di questa generazione, delle generazioni presenti, ma anche delle generazioni future. Ecco, dicevo, il tentativo di raggiungere questo modello di sviluppo non può prescindere da nessuno dei tre ambiti: ambientale, economico e sociale. Nessuna azione in uno dei tre ambiti può avere davvero successo se non tiene conto anche degli altri due. Io ci tengo a fare questa riflessione perché noto sempre di più una diffusione di un ecologismo, possiamo dire, estremista, che non tiene conto spesso delle questioni economiche e sociali assieme a quelle ambientali. Quindi vi invito a riflettere su questa interconnessione tra i tre aspetti. E anche dal punto di vista, diciamo, morale, secondo me, bisogna riflettere sul fatto che non si può pensare
all'ambiente distaccandosi dalla propria dimensione umana. E questo, con questo racchiudo perché non voglio andare sul difficile, cioè più che altro sull'emozionale. Qua nella presentazione, ho concluso, vi lascio la bibliografia sia per quanto riguarda i libri che potete consultare, ce ne sono un po', gli articoli sia scientifici che non. Poi vi ho lasciato un po' di bibliografia sia di ambito, diciamo, internazionale e comunitario, sia relativo al nostro paese in particolare e all'Emilia-Romagna in particolare. E con questo ho finito proprio, vi ringrazio per l'attenzione. Finisce. Brava, io intanto ti faccio i complimenti, Maria Chiara, complimenti. E davvero, prima che ci lasciate, vorrei riproporre il sondaggio, intanto per l'attività di workshop e l'attività in presenza a cui magari chi si è collegato dopo non ha partecipato. E non so se adesso lo vedete, io l'ho provato a ricondividere e insomma chi è entrato No. dopo gli chiedo. Credo sia necessario interrompere la condivisione schermo per Ah, visualizzare. scusate, fermi tutti, faccio io No, colpa mia. Interrompi come visione. Fatto. no, secondo me il fatto che l'ho aperto prima non va bene, allora. Mi sa che devo terminare il sondaggio, non è visibile per chi è entrato dopo. Quindi termino. Eccolo qua. Sì, però l'ho dovuto terminare. In ogni caso, eventualmente, chi vuole esprimere una preferenza, insomma, problemi di anonimato, lo può fare anche in chat, se vuole seguire il workshop e l'attività. Sul territorio, diciamo in presenza oppure online, ma prima poi di lasciarci, adesso avviarci alle conclusioni, voglio anche condividere invece il sondaggio di gradimento della lezione di stasera. Nel frattempo, scusami Andrea, faccio una brevissima comunicazione per chiosare. Se qualcuno appunto ha voglia di esprimere una preferenza in chat, se già non l'ha fatto con il sondaggio, sulla modalità di svolgimento del workshop, mi incarico io di prendere nota di eventuali votazioni. Già in realtà abbiamo un risultato bulgaro per quello che riguarda l'attività da fare in presenza durante l'attività laboratoriale escursionistica, però giustamente si prende nota dei pareri di tutti quelli che hanno voglia. Pertanto sentitevi liberi di usare la chat anche per quello. Ho visto in chat che c'era una domanda riguardo a quando partono gli RPC, i percorsi di concentrazione. Rispondo super brevissimamente. Ovviamente dipende da quando sono stati formulati. Comunque di solito quelli che si trovano e che vengono utilizzati partono dal 2000 o comunque dal 2020, quindi nel senso dai giorni d'oggi, e vanno fino al 2100, perché come dicevo prima, i fattori di complicazione nel prevedere il futuro si complicano sempre di più andando avanti, per cui arrivano fino al 2100 e partono dal giorno d'oggi. Maria Chiara, ti leggo anche un'altra domanda. Dunque, ah no, in realtà sì, no, c'è un interesse di Francesco che si propone di condividere in sede dell'uscita pratica alcune notizie e foto sulle vicende recenti che riguardano la riserva Parma Morta. Questa è una cosa di cui si potrà parlare. Intanto ringrazio Francesco, comunque è una cosa che dovremmo Grazie fare mille, sì. gruppo anche confrontandoci con l'organizzazione generale. Simone chiede: ma abbiamo i procioni in Italia? Sì, purtroppo sì, però sono abbastanza isolati. Una popolazione di cui ho sentito particolarmente parlare era quella dalle parti del Parco Adda Nord in Lombardia,
Però pare che siano riusciti a eradicarlo, e dico pare perché quando me l'hanno detto andavano veramente coi piedi di piombo nel dare questa notizia, perché potete immaginare, è piuttosto anche difficile capire qual è la situazione di una popolazione, perché non è che sono tutti radiocollarati o qualcosa del genere. Quello che si fa solitamente per cercare di controllare le popolazioni di procione è spargere fototrappole in giro e mettere delle trappole. Quindi dicono, ok, sembra che l'abbiamo eradicata, quando a un certo punto non trovano più procioni nelle trappole o in videotrappola, ok? Per cui, sì, ecco, quella di cui avevo notizia io è questa, però sì, spot sono sparsi anche in Italia. Di solito nel nostro caso sono animali fuggiti da case, vengono utilizzati magari come animali da compagnia e riescono a scappare. Vabbè, comunico comunque che oltre a una valanga di complimenti meritatissimi, c'è Cristina che scrive, oltre al fatto che a giudicare molto interessante l'incontro, appunto giudica molto utili le sollecitazioni finali sul tema della sostenibilità. E su questo ti ringrazio, credo di parlare poi a nome, credo che sia un giudizio condiviso da tutti gli uditori, compreso il sottoscritto, una riflessione. Ringrazio Cristina anche per l'appunto sul linguaggio e non mi sono evidentemente resa conto di aver utilizzato alle volte un linguaggio troppo scientifico. Mi rendo comunque disponibile quando faremo l'uscita e l'attività pratica, se qualcuno vuole avere delle spiegazioni più di dettaglio su alcuni argomenti. Ovviamente avendo a disposizione solo 2 ore, non potevo spiegare più di un tanto alcune cose. Esatto, non dimentichiamo che ci sarà l'attività appunto in presenza, dove comunque rivedremo con mano quelle che sono state le lezioni. Avremo modo di vedere i luoghi che in queste 4 lezioni abbiamo cercato di raccontare, insomma, di spiegare, ma più che altro raccontare. E Per me anzi, sono vai, molto Mauro. interessanti i modelli di crescita o di decrescita o comunque di impatto climatico sugli ecosistemi e soprattutto le riflessioni sulle interazioni. Quindi diventa ancora più interessante questo luogo perché è un bellissimo laboratorio, semplice da capire, da intuire, da gestire rispetto magari a delle zone montane con delle interazioni più complesse, anche fisicamente e logisticamente parlando. Quindi è molto interessante quello che è emerso oggi, soprattutto a livello di dati e di ricerca, e soprattutto con una proprietà scientifica di linguaggio che ci permette di affrontare questi temi con un attimino di attenzione scientifica e non con delle sensazioni, appunto, e magari anche con un po' di superficialità, quindi anche i cicli, tutto quello che riguarda gli aspetti sul clima e sugli interventi da fare, secondo me sono molto, molto importanti, ecco, per comprendere. E questa zona, secondo me, anche con le variazioni che ci sono state a livello di gestione dei corsi d'acqua, dell'interazione antropica, dell'inserimento di fauna alloctona, secondo me è un luogo incredibile per poter studiare questi fenomeni, insomma, ecco, quindi lo vedo molto interessante, sempre più interessante. Sono d'accordo. Aggiungo, Mauro, che quello che hai detto, secondo me, rende ancora più interessante il geosito della Parma Morta sotto questo punto di vista, perché, come giustamente hai detto, è un ambiente che per le sue caratteristiche fisiche, per il fatto di essere così circoscritto, si presta molto a essere osservato e studiato da vicino. Aggiungo, è un ambiente che si trova al centro della più vasta area industriale del nostro paese e una delle zone purtroppo più inquinate d'Europa. Quindi di fatto è una zona di interfaccia in cui si riescono a osservare, in cui appunto i parametri e le caratteristiche che abbiamo trattato in questo incontro si riescono a osservare in una maniera molto puntuale, o quantomeno che si prestano anche a un'interpretazione molto comprensibile, molto immediata. Credo che anche in questa caratteristica stia l'importanza del sito della Parma Morta. Assolutamente.
Bene, cosa dite? Direi che ormai ci possiamo salutare. Non tutti hanno fatto hanno votato per il gradimento dell'attività. Chiedo se magari qualcuno non l'ha ancora fatto, di farlo perché ci teniamo. E se Sono no. scappati mezz'ora fa, Andrea. Stanno Non dormendo. risponderanno. È un grido che cade nel vuoto. No, Siamo, ci no, siamo. assolutamente. E io quindi ringrazio tutti per l'attenzione diciamo anche la fiducia che ci avete dato in queste quattro attività e speriamo di vedervi numerosi anche al workshop e all'attività in presenza che riteniamo molto utili per dare continuità anche per creare una base critica anche su quello che è il geosito della Parma Morta, riuscire a dare continuità di idee, progetti, attività. Andrea, scusa, qualcuno giustamente chiede quando e come ci fate sapere del workshop e delle escursioni. Ovviamente vi faremo sapere tutto via mail, il quando, diciamo che con questa maggioranza anche dell'attività in presenza, adesso sarà nostro compito cercare di capire il momento più giusto per riuscire a fare l'attività in sicurezza e soprattutto autorizzati. Abbiamo già delle esperienze, quindi su quello non ci sono troppi problemi. Sappiamo anche, vogliamo utilizzare anche strumentazioni che ci permettano di mantenere correttamente le distanze, eccetera. Però dobbiamo capire bene quando possiamo muoverci perché vogliamo muoverci nel modo migliore possibile senza mettere in difficoltà nessuno di voi. Appena avremo aggiornamenti, ve li manderemo via mail. Andrea, aggiungo una cosa prima che abbandonino tutti e faremo in questi giorni già i primi certificati di presenza con i contenuti, i docenti e le ore per chi è iscritto a qualche associazione ha magari bisogno di queste certificazioni. Il workshop lo facciamo a parte, come anche l'uscita, in modo tale che siano cose separate, per il credito formativo per chi ha bisogno in ambito di associazioni o di varie necessità di tipo formativo. Quindi l'ente pubblico Forma Futuro vi rilascerà le certificazioni di frequenza con i contenuti, i docenti e le date. Okay? Faremo dei piccoli, faremo degli attestati, insomma, ecco, nelle prossime ore. Esatto, grazie Mauro. Grazie. Bene. Chiedono anche per le slide, qualcuno chiede, Monica chiede per le slide quando... Pacco Romano sempre 40 euro e gli altri gratis, ovviamente. Metteremo tutto su. Grazie Mauro. Quando vi mandiamo mail sarà tutto sul sito.